una macchetta divertentissima e le risate sono assicurate, no? Perché ve lo dico io, della gioia di tutti, Pina. Ah, guarda un po', bella professione, sempre che la scopa è come si chiamata, sempre piantata sotto un portone come se fosse un cervello guardiano. E guarda forza, è in casa il cavaliere, che cavaliere? Ignazio Caccavino, stavo quinto piano. E voi? Sono usciere. E questo per valore locativo. Sì, ho sequestrato il cucciato a panza al cavaliere delle mie balanze. Chi le staccava con tre masate a trasse? Ma vengono fisca fisca e palettassa. Qui, guarda po'. Momento, sto parlando delle tasse. Quali tasse le paghiamo tutti quanti? Chissà se là ti pavano, noi pavamo sempre, e se pavassimo giù tutto quanto, pavassimo giù poco. E sto fatto, senti dice la tanta, ne pavamo sempre, e pavamo sempre qua sempre. Ah, razzelliquilina, bella gente, per una fetente di mesata. 5% l'anno in diritto. E guai se non pulisci la scalinata. Né guardaporta, è un'indecenza. Il cortile, è, nel cortile c'è una scorza di melone. Mia figlia è scivolata per le scale. Si è dovuta andare all'ospedale. Signora mia, quando vostra figlia è scivolata per le scale con il suo fidanzato, il cortile era un'argenteria e vostra figlia facetta la porcheria. Un momento, sto parlando della porcheria della figlia della signora del quinto piano. Anzi, che la mamma e il figlio fanno tutti e due i porcheria. Faccio vedere la signora, la proprietaria, la signora Carmela. Come mi chiamo? Che mi chiamo ogni poco. Carmela? Carmela? Fammi salire tuo marito. Signore, la proprietaria è vedova, è la prora, e ogni tanto va a trovare una sera. Che è una simpatia per Salvatore. E va a trovare tutto dal portiere. Carmela? Carmela, fammi salire tuo marito, mi si è otturato un buco la vaschetta. Signo, sturato a velo con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come, come? O cane mi ha spuccato fuori la porta. Signora mia, che mi importa se il vostro cane è sporco e indiscreto? Ma che la già metterò su aria e la retta? Guarda po'! Mo basta! Mi sono stancati fa guardaporta! Non la voglio fare più, me ne devo andare! Voglio fare la cantante, la sciantosa! Basta con questa scopa! Basta! Non ce la faccio più! Che ogni poco mi chiamano ogni momento! Basta, voglio fare la sciantosa, un momento. Quanti insieme, aiutatemi a cantare, forza! E ti stretti nell'estasi d'amore, lascia in casa al consiglio, e tocca la notte in me, e ti stretti
sta la mia valigia? Un attimo che non trovo il mio troller. Il mio troller. Devo partire. Devo andare fuori, la via da Napoli. Perché sto aspettando la scrittura per firmarla. Perché praticamente io qui a Napoli non faccio proprio niente. Un attimo solo. Io devo partire, Gianco. Andare fuori, perché mi hanno scritturata. Una scrittura importante io, alla quale non posso proprio rinunciare. Che sceneratura. Sì, no, ma tu sei impazzito. Mi hanno fatto una telefonata dall'America, da Broadway. Guarda, mi piace. Ma non le piace. Queste sono più, mi distruzzo. Struzzo. Vero, mi piacciono queste piume, come sono belle. Fatto per il giro truco. Attacca maestro. Tu che pronto sto aspettando, la scrittura va in mano, è una pena che maranno. Vado ancora a te tutta. Yes.